Settimane torna il calcio di Serie A, si comincia alla grande già da questa sera perché ci sarà il derby della Madunina, quello tra Milan ed Inter, un derby che potrebbe decidere le sorti di questo campionato, ma i nostri occhi sono rivolti agli impegni delle pugliesi. Domani Lecce ospita l'Udinese, un impegno non proibitivo secondo Gigi De Cagno, seppur ammette che l'Udinese è una candidata addirittura allo scudetto. E allora sentiamo le ultimissime da casa giallorossa nel servizio del nostro Mimmo Carulli. E fischio d'inizio alle 15 anche per Parma-Bari. Non è una sfida importante per i biancorossi, praticamente già in Serie B, ma è importante per salvare la faccia e più che altro per rispondere alle accuse di eccessivo lassismo della squadra. Sentiamo gli ultimissimi invece da casa Bari. Non rivedremo più qui a Bari Vitor Barreto, lei ne sa qualcosa di più? Non penso, no, anche perché con Vito ci siamo lasciati fiduciosi, no? Andiamo, vediamo il percorso che deve fare e il mio augurio è proprio, mi piacerebbe vederlo in campo effettivamente, perché è un giocatore che stimo molto e non abbiamo mai potuto averlo e in un momento proprio che ci avrebbe dato una grossa mano. E come di consueto seguiremo le gare delle nostre pugliesi nel corso di Telenorba.calcio a partire dalle 14.45 su Telenorba 7. Ma ovviamente si parlerà anche del derby di questa sera tra Milan ed Inter e soprattutto si fanno già dei pronostici su chi vincerà. Mancano meno di 2 ore, come dicevamo in apertura. E cosa dicono invece a Milano? Sentiamo.